Anchor Quest, let's go. Inizia qui. Olè. Cos'è che c'è? Il ritrovo di bambini. Ok. What happens next, Encore? Yeah, we want to hear the rest of the story. Ok. Sta raccontando delle storie ancora, ok. Oh, settle down, you two. The Woolly Warrior will come out once everyone's nicely in their seats. Plus, Encore is still waiting for a friend. Ah, there he is. Ok, ci ha chiamato Anchor e non lo sapevo. Encore finally got to see you again. E in effetti Anchor non si è vista nel capitolo Black Shores. Encore was wondering if you'd come, and even had Cosmos and Cloudy go scouting for you. Cosmos and Cloudy sono i due sbirillini, ok, li ha mandati a cercarsi, va bene. Encore wants you to come play with us and listen to our stories. Ok. Everyone was so busy the last time Encore's here in Jinjo, we didn't even get to play together. Vabbè, non... Ok, vabbè, giochiamo con Encore, vabbè. Encore won't let that happen again. Cause Encore is here on vacation this time. Ok, in vacanza. Non sapevo che erano vacanze i Black Shores. Of course they do. Everyone at Black Shores is really nice. Even someone as busy as Alto gets to have them. Ok. Anyway, since we finally got some free time, I told Alto I wanted to visit some friends in Jinjo. Visto che abbiamo avuto del tempo libero, ho detto ad Alto che volevo visitare degli amici in Jinjo. Ok. Oh, but he just lay in his chair, bragged about how he has so much grown-up stuff to worry about and was too busy for playtime. Ok, è andata da sola perché Alto ha detto che aveva troppa roba da fare, va bene. Don't even have time for stories. Ok. Gli adulti sono sempre troppo occupati e non hanno tempo per le storie. Well, too bad for Alto. Mi dispiace all per Alto. I come here by myself with my stories and Alto's wallet. Mi dispiace per Alto. Tutto quello che potevo fare era venire qua da sola con le mie storie e il portafoglio di Alto. Ok. E niente, gli ha fottuto il portafoglio. Right. Let me introduce you to everyone. E niente. But I think most of them have heard about you already. Ok, lascia che ti introduca a tutti, ma penso che la maggior parte di loro ha già sentito parlare di te. Gather around everyone. Encore presents to you Rover, savior of Jinjo, hero of heroes. Ok, va bene. Ok, quindi si raccontano storie. C'è una bambina che è rimasta da sola, no? Smettila di nasconderla. Ancora ci ha detto come hai fatto fuori quel tasto Discord gigante. Ah, il Trenodian, ok. Are you here for some stories, big hero? Yep! Encore stories are really fun! Le storie di Encore sono divertenti, l'ultima volta. L'ultima volta abbiamo sentito di un lupo che poteva trasformarsi in nebbia. Sounds a lot like Alto. Ah, parlava di Alto, ok. Oh, oh! There's this other story about a golden-eyed kitty. And his little birdie friend with gray feathers. C'è un'altra storia di un gatto con gli occhi dorati e il suo amico uccellino con delle piume grigie. This one's about me and Yang Yang. Ah, ok. There's plenty more of them. Ah, trasforma le storie per raccontarle ai bambini. Ok, trasforma gli avvenimenti per raccontarle ai bambini. Ok, ci sta. Questa volta ancora ho una nuova storia da raccontare.
It's about the adventures of the Woolly Warrior. Riguarda le avventure del Woolly Warrior. Che sarà lei o... Sarà lei o sarà i due sbirillini che si porta dietro? Ok. Wanna hear Encore stories? If you enjoy stories, Rover, you might even get to go inside one. What do you say, Woolies? Ah, li chiama Woolies, ok, vabbè. Ah, possiamo entrare nelle storie che racconta, prova. Is Encore using some kind of metaphor? Doesn't hurt to check it out, I guess. Andiamo. Great! Come! Encore has even saved a doppiaggio di Encore è fatto molto bene, sì. Sì, sì. Alright, settle down, everyone. The story's about to start. Che è la stessa VA di Regulus di Reverse, se non sbaglio, no? Fatta molto bene, sì. Ah, ok, pensavo si fosse bloccato, ho detto what? Small Woolly Big Adventures. Siediti e aspetta che la storia inizi. Ma c'è una bambina che è rimasta separata, però. Ok. All right, settle down everyone. The story's about to start. Non mi rovinare Encore paragonandola a Regulus. Cosa vuoi? Oh, ma Regulus era perfetto su Reverse. Ma sentilo. Ok, la storia sta per iniziare. The gray body. We didn't get to finish it last time. Nope. Today's story will be about the Woolly Warrior. La storia di oggi sarà sul Woolly Warrior. Wishes come true. La Woolly Warrior è una ragazza, quindi è ancora, ok? E come fa a diventare i suoi desideri in realtà? The story begins in a land of boundless imagination, known as the Woolly Kingdom. La storia inizia in una terra lontana, conosciuta come Woolly Kingdom, ok? Legend says that deep within the kingdom's castle lies a magical gateway. Whoever passes through it can have any wish come true. Ok, le leggende dicono che nelle profondità del castello di quel regno c'è tipo un passaggio magico. Chiunque ci passa attraverso può esaudire i suoi desideri. To reach this gateway, per raggiungerlo devi superare un sacco di ostacoli, va bene. Yet. Countless adventurers still choose to embark on this journey, for each holds wishes to fulfill. Nonostante questo, diversi avventurieri hanno scelto comunque di partire per questo viaggio. Ognuno ha i propri desideri da esaudire. Before setting off on their quests, Fairy Cloudy will ask them. Prima di partire, una fata gli chiede: should you pass through this mythical gateway? You will be granted endless wealth and honor, along with a treasure trove of unforgettable memories. Se passi attraverso il passaggio magico, ti verrà data ricchezza, onore, tesori e memorie indimenticabili, no? E anche uno screenshot della rover. Ok. You to venture on this risky journey? Cosa ti porta a partire in questo viaggio rischioso, no? Quindi qual è il vantaggio che vuoi? Guarda che... Madonna santa! Oh, l'hanno fatta molto bene, ancora secondo me. Forse degli standard veramente... Fai pensare? No, dai, calciare il figo anche. Qual è il PG standard che mi piace meno come design? Direi Ling Yang. Forse. Quello che mi piace meno. No, gli altri sono ok. Forse Verina è un po' più semplice di quanto avrei voluto, però sì. È ancora non fatta invece... bella, bella, bella. Ci sta, è fatta molto bene. If you'd ask me, I'd choose wealth.
Solo che adesso a me avrei a scegliere la ricchezza, così posso comprare tutti gli Starflakes che posso mangiare. Calcio è un meme. Sto parlando esteticamente, Banjo, non sto parlando di kit. I definitely choose honor. That way I'll be famous and everyone would shout my name. Sceglierei l'onore, così sarei famoso e tutti urlerebbero il mio nome quando mi vedono. What about you, brave adventurer? Do you seek riches or fame? Nessuno dei due. That's something the Woolly Warrior would say. Questo è qualcosa che il Woolly Warrior direbbe. Forse i due possono andare in un team insieme e avventurare. Ok, possono mettere a fare un team avventurarsi insieme. I desideri di tutti sono diversi ed è per questo che i loro viaggi sono unici. And among these people, there's a small adventurer that goes by the name of Woolly Warrior. When asked about her desires, she replies. Ok, tra queste persone c'è una piccola avventuriera che si fa chiamare Woolly Warrior. Quando gli chiede i suoi desideri, lei risponde. I do not seek wealth or honor. Bah! Non cerco né onore né ricchezza. Fairy Cloudy, greatly puzzled by this reply, la fata gli chiede. If you desire neither wealth nor honor, allora perché scegli di passare? Perché vuoi avventurarti in questo passaggio? I have but one wish. Ho un desiderio di riunirmi con la mia famiglia. Fairy Cloudy nods in approval and offers her guidance to the little warrior. Ok, la fata annuisce e offre la sua guida alla piccola guerriera. Credete nella mia storia e chiudi gli occhi. Quando aprite i vostri occhi, una nuova avventura apparirà davanti a voi. Una volta che abbiamo completato questa storia insieme, i vostri desideri verranno esauditi. Ok, ci sta. Quindi adesso entriamo nella storia di Anchor, immagino. Perché la Woolly Warrior chiaramente ha ancora, ma ci sta, dai, l'impostazione è carina. So, does the Woolly Warrior's companion accept this invitation? Accetti l'invito. Chiudi gli occhi. Non lo so, Guzzi. Non è vero, Ira, non è vero. Non so. Hey, over here! Is that Encore? I should go check it out. Devo essere onesto, io non sono mai stato attaccato ai soldi, cioè non ho mai cercato di avere più di quello di cui avevo bisogno, roba così, quindi non saprei. Ok, siamo entrati nella storia di Anchor. Ah, ma gli devo parlare, ok. Ah, aspetta, tra l'altro, ovviamente usiamo Anchor, però aspetta che switcho, ok. Ci sono due Anchor, okay. Devi essere nuova, stai cercando anche tu il passaggio dei desideri. E poi Gateway è più il cancello, forse, però mi piace vedere con un passaggio. Facciamo team insieme, anche ho un desiderio che voglio esprimere, no? Visto che è la prima volta che vieni qua, deve essere tutto strano per te. Ok. Conosco questo posto benissimo. Posso farti da guida, ok. Let's go. Fairy Cloudy told me that as long as we walk along this path, we'll get there eventually. Ok. Finché camminiamo insieme su questa strada ci arriveremo. Una volta che siamo lì, devo far dire alla fata dove sono tutti i tesori, ok.
Ah, mi ha dato la sua anchor. Allora, aspetta. Time for another adventure? Facciamo un team a tema. Ah, non posso cambiare team, ok. C'è una chest. There has to be more, right? Ok. Un pacco regalo. Mi sa molto da... Mi sa molto da favoletta tutta la, tutta l'impostazione. La musica è molto carina. La musica sotto mi piace molto associata a quello che sta succedendo. Ok. When a story gets longer, so will the paths ahead. We might even come across broken bridges and stuff. Since we'll only be telling the beginning of the story this time, we should get to the end pretty soon. Visto che stiamo solo raccontando l'inizio della storia, dovremmo arrivare lì molto presto, ok? You're in for some surprises. Bah! Wait, what? Perché stiamo incontrando gli sbirillini di... Ovviamente. Chiaro. Ok. Cloudy sarebbe... Boh, non lo so. Ah, è la fata, ok. Si spaventa facilmente, ma è veramente gentile, ci darà direzioni, ok? Ha preparato tutto, ok? Stai cercando il cancello dei desideri, tutto quello che devi fare è seguire questa strada e collezionare tre reliquie, ok? La prima è la spada del coraggio, per ottenerla devi sfidare... Tutte le tue sfide a testa alta, ok. Lo scudo della speranza. Finché credi in te stessa, lo troverai eventualmente dopo aver, dopo aver cercato ovunque. Ok. Pulito, non so cos'è. Una corona di fiori. Ah, ok. Che può riflettere i pensieri di una persona. Dopo che le hai raccolte tutte e tre, il cancello si aprirà davanti a voi. Now that we have clues about the relics, Woolly Warrior's adventures are officially a go. All we need to do now is go through this door and we'll be back to the real world. Oh, thank you, Fairy Cloudy. Ok. You're very welcome, dear. If you have any more questions... Se avete altre domande, tornate pure, va bene. Find us keepers. Va bene, va bene, va bene. Quindi adesso, aspetta, adesso entriamo nel post passaggio, poi nel cancello. Ah no, siamo tornati alla storia. Welcome back from the Woolly Kingdom. Bentornata. Ah, ok, facciamo un po' di racconto, un po', ok. Lì è dove iniziano tutte le Woolly Stories, ok? È la casa di Cosmos e Cloudy. With their help, Encore can even invite friends for a visit. Ok, quindi letteralmente lei tramite quei due Woollies, chiamiamoli così, può creare tipo questi mondi dei sogni, qualcosa del genere. But not everyone, though. Non può invitare tutti. Il Woolly Kingdom non dà il benvenuto a nessuno che pensa che le storie siano state inventate. You're different. You're one of Encore's best friends and have listened to my stories. So Encore wanted to give you a surprise. Ok, tu sei uno dei migliori amici di Encore e hai ascoltato le mie storie, quindi volevo farti una sorpresa, ok. I know, right? You and I work great as a team. Encore really enjoys this story. Ad Encore piace veramente tanto questa storia.
La Woolly Warrior e i suoi compagni hanno lavorato duro per qualsiasi problema si sono trovati davanti, esattamente come abbiamo fatto noi. Mia mamma ha detto che finché ci credi, le storie ti daranno forza. Quindi quando ci penso mi fanno sentire meglio, no? Ok. An encore wants to share this warm feeling with you and make you happy too. Ok, Anchor vuole condividere con te questi sentimenti e renderti felice, ok? Because Anchor loves to play an adventure with you. It's just that everyone was so busy last time. Ok. But this time, Anchor's here on vacation. Curious about what happens next in the story, Rover? Questa volta sono in vacanza, quindi abbiamo tempo, no? Sei curioso di cosa succede nella storia dopo? If you are. You should join Anchor's adventure. Entra nel team di Anchor, così possiamo scoprire come finisce, ok? Va bene. Posso essere il capitano? Sure. You can be captain and Anchor will be the vice captain. Ok. Now, for our first team assignment, let's go find out everyone's thoughts on the story. È carinissima tutta sta tutta l'impostazione. Sarà che anche c'è la... c'è davvero la VA di Anchor aiuta veramente tanto. La musica anche è molto carina. La musica sotto ha una bellissima impostazione. La VA di Anchor fa un bellissimo lavoro. Ok, scopriamo prima cosa ne pensano gli altri della storia. Le gioie delle storie dovrebbero essere condivise con tutti. Non è solo la mia storia, ok. Once we know what the audience thinks, we'll know how to work on the story going forward. Quando sappiamo cosa ne pensa il pubblico, sapremo come lavorare sulla storia andando avanti. It's the applause that makes for a curtain call. Ah, ok, dopo tutto sono gli applausi. Curtain call, come si può chiamare? Perché è la chiusura finale dello spettacolo, no? Nel senso, la chiusura delle tende, letteralmente. Però, vabbè. Sono gli applausi che rendono bello il finale, nel senso, ok. Penso si traduca così, magari mi sbaglio. Ok, let's see. Look, that girl by herself over there. C'è una ragazza da sola, vediamo cosa ne pensa. E infatti questa qua era un po' sassa anche prima. Ah, non posso, ok. Va bene. Hey, I saw you all. Ti ho vista qui da sola, qual è il tuo nome? I'm Ying. Ok. Ying. Got it. This is Rover. She's the captain of Team Woolly. Ok. Yes. Hello. You're here to ask about. Sei qua per chiedere cosa ne pensi della storia o qualcosa da chiedere a te? La bambina a cui hai rubato il posto. Non è vero, non è vero. Ask away. Chiedi quello che vuoi, risponderò a tutto. Ok. Is it true? È vero che dopo aver raccolto tutte e tre le reliquie puoi far diventare veri i tuoi desideri? It's what it says in the story. È quello che dice nella storia. I like vorrei farti vedere this. Questo. È una mappa delle reliquie. No, questa è la mappa di dove si trova la spada. Let me see. It's a map on a piece of wood. Ok. That looks like a lighthouse. Sembra un faro. È una roccia gigante, ok. Can't really tell exactly. Non riesco a capire esattamente dove sia il posto, però. Sembra di essere in Central Plains. Wow. You can tell just from that? Oh, you must have been to every corner of Jinjo. Più o meno. Perché è finita la musica, però? There. An area on the map is circled out with a sword-shaped sign on it. Un'area sulla mappa. Ah, ok, c'ha la spada quella cerchiata lì. Could this be a treasure map? Potrebbe essere la mappa del tesoro e quella potrebbe essere la spada del coraggio. Uncle remembers that at some point of the story, a un certo punto della storia il Woolly Warrior riesce a raccogliere la mappa del tesoro.
Where did you find Dove it? Hai trovato la mappa? It's from my mom. È di mia mamma. This map is a promise we made. What the fuck, ok? Questa mappa è una promessa che abbiamo fatto. Mom took me to a play one time. Ok. I remember in that play, the adventurers wanted to have their wishes come true. So with the woolly fairy's help, they set off to find the legendary relics. Just like in the story. Wait, in che senso? Cioè, la mamma aveva portato a giocare, credo. E gli avventurieri che volevano far diventare reali i loro desideri, con l'aiuto della fata, sono partiti per trovare le reliquie leggendarie, esattamente come nella storia che ci hai detto. After watching it, I asked mom all the time if these relics that could make wishes come true. Dopo averle visti, ho chiesto a mia mamma tutte le volte se queste reliquie potessero veramente far diventare desideri reali e se potevamo cercarle. But she was always busy with work as a ranger, so she wasn't home. Ma era sempre occupata col lavoro di ranger, non era a casa, non era troppo tempo a casa. Then one day, mom gave me this treasure map. She said she got it from the woolly fairy. And it's for one of the hidden relics. Un giorno la mamma mi ha dato questa mappa, ha detto che l'ha ottenuta dalla fata, ed è per una delle reliquie nascoste. She told me next time she came back from work, she would go relic hunting with me, and that I wouldn't have to be afraid of anything with her around. Mi ha detto che la prossima volta che sarebbe tornata dal lavoro sarebbe andata a cercarla con me e che non dovrei essere spaventata di niente con lei in giro, e non è mai tornata. She wanted me to think hard about what I'd wish for most once we found all the relics. Voleva che ci pensassi a lungo su cosa avrei desiderato di più una volta che avessimo trovato tutte le reliquie. I thought of a lot of wishes. Avevo un sacco di desideri. I wanted to have all the star flakes I could eat. Lots and lots of new toys. Sto totale rimozione dell'audio a sto punto penso sia forzata, è voluta. But now, ora ho solo un desiderio, voglio rivedere la mamma, no? I want to see my mom again. There are so many things I want to tell her. La mamma era una ranger, probabile che sia... Se la madre era una ranger è probabile che sia... Marta, yeah. Storia triste. The grown-ups all said that mom was on a mission somewhere. Gli adulti hanno detto tutti che la mamma era in una missione in un posto lontano. Ma sento che mi stavano nascondendo qualcosa. Sapevo che mamma non sarebbe mai più tornata, ma volevo vederla di nuovo. E quindi ho pensato alla sua mappa del tesoro. And then I thought of her treasure map. Iniziamo bene. I told Dad about the map. And he just hugged me and didn't say anything. Oh, era tutto bello, una favoletta, tutto Disney time, yada yada, no? E poi subito, tolta la musica, tutto il silenzio e parte così. Ho detto a mio padre la mappa, ma mi ha solamente abbracciato, non ha detto niente. But when I heard your story, I was thinking, if it's all true, then maybe... Quando ho sentito la tua storia, stavo pensando se fosse tutto vero, allora forse... Then you should join our team. Dovresti entrare nel nostro team. Anchor knows that grown-ups always say that kind of thing just to be nice. Anchor sa che gli adulti dicono quel tipo di cose solo per essere gentili, ma soprattutto loro sono ok. Anchor has heard a lot of them before, so Anchor can tell what's real and what's not. Ok, Anchor ha sentito molto da loro prima, quindi Anchor può dire cosa è vero da cosa no. Like this treasure map? Questa mappa è 100% vera, quello sicuramente. You really think so? Yep. Trust me. Since your mom left you this treasure. Visto che questa mappa ti ha lasciato questa mappa, allora c'è un motivo in più per andare a cercare il tesoro, ok? E noi stiamo cercando una fine per la storia, quindi yeah. Ok. Now, the
clue to the ending is right in our hands. La prova per la fine è già nelle nostre mani. Let's get this journey started. Ok. Iniziamo il viaggio. Cioè, praticamente adesso dobbiamo far scoprire semplicemente. Team Wooly is ready to roll out. Objective: the three relics. Ok, probabilmente adesso dobbiamo cercare qualcosa che la madre ha lasciato alla figlia, mi viene da dire. E yeah. I'm not really familiar with Jinjo. Have you ever been to that place, Ying? Non sono troppo familiare con Jinjo. Sei mai stata in quel posto? Yeah. Mom would sometimes take me on a field trip. Mia mamma mi portava con lei ogni tanto, ma mi ha avvisato di non andare da sola perché i TDs potrebbero farsi vedere. That's why she said she wanted to go with you together. È per questo che ho detto che voleva andare con te. All right then, it's settled. Andiamo, non perdiamo tempo, ok? No time to waste. Ok, ok, ok. Treasure map. Madonna, e dov'è? Ah, il posto è quello? Ok. Quello è il posto che era segnato. La migliore sfida, zi. Bisogna capire adesso come passa il messaggio. No, perché stai attaccando cose a caso tu? Okay. Come passa il messaggio a lei della madre, so? Secondo la mappa, la spada dovrebbe essere qui. Sembrano affamati, non preoccuparti. Probabilmente non lo sai, ma il Woolly Warrior una volta ha incontrato un gigante, mostro gatto gigante. 100 volte più forte di lei, ed era così spaventata che stava tremando. Ma anche così è rimasta coi piedi, cioè, è rimasta in piedi perché aveva tutti i suoi amici con lei. Just like the situation we're in now. You can't let a few small TDs beat you down. Ok, non puoi lasciare che dei piccoli TD come quelli ti battano. Let's make this quick, Encore. Ok. In realtà Encore è la madre della bambina. Leggi, tu lo sai che non ha alcun senso quello che hai detto. Ciao Panta! No, non c'è un universo dove quello che hai appena detto abbia lontanamente senso. You two were incredible. You betcha. Wait till you see what else we can do. Am I right, Rover? Easy peasy. We'll take on anything they chuck at us. Ok. Let's cerchiamo se la spada è qui. It's a bit too high for Ying and me to reach. I got it. Looks like we just need to place the treasure map on top. Dobbiamo mettere la mappa sopra qualcosa. Ah! Ah! Wait, what? Whoa! There's another puzzle! Was it not in the story before? Non era nella storia prima? Well, we're so high up! This is even higher than any of the climbing games Mom and I used to play. Just keep looking ahead and it won't be as scary. It's easy. Here, watch. Non lo so se porterai la bambina qua sopra, sarò onesto. Mi sembra una pessima idea. Oddio! Oh, grazie. Madonna. Is this the sword in the story that can slice through anything? Ok, Madonna, stava già andando malissimo. Esatto, Xianta, spesso cosa direbbe la madre vedendo queste due portare la figlia su delle nuvolette volanti, true. Questa è la spada che può tagliare tutto. È
It's the mountain chopping sword of courage. Okay. The sword's actually made out of wood. La spada è fatta di legno e gli manca un pezzo, ma c'è anche una lettera, no? Look, there's a letter. What does it say? My dear little warrior. Mia piccola guerriera, hai trovato la prima reliquia. Right now you must be thinking, what a plain looking sword. Ora starai pensando che questa spada è un po' semplice, no? Come può questa spada di legno essere la leggendaria spada del coraggio? Non rimanere delusa ancora. Pensa a cosa hai passato finora. All the challenges you faced along the way. The waves under your feet felt so high to you. And the treasure chest above seemed ever so far away. Ah, che carino che ti fa vedere un po' a livello di trama come sarebbe andata, no? Vabbè, la scalata delle nuvole è un po' una sfida, no? Hai comunque continuato a salire ogni... Ok, finché non hai raggiunto la cima, il tuo coraggio è stato sentito. E questa spada di legno, che sembra ordinaria, è la prova del tuo coraggio. Questo è quello che dice nella lettera, come facevi a saperlo? È apparsa anche in altre storie? La lettera dice qualcosa sulla prossima reliquia, non ce ne mancano ancora due. La tua avventura non finisce. Probabilmente questa è la storia di Anchor anche, no? Ci stando, Jack. To have your wishes come true, courage alone is not enough. Ok, per far diventare veri i tuoi. Per esprimere i tuoi desideri, il coraggio solo non è abbastanza. Non devi guardare troppo lontano, visto che lo scudo che simbolizza la speranza è esattamente sotto i tuoi piedi. In una terra coperta dalla sabbia, dei tesori potrebbero esserci o potrebbero non esserci. So dove dobbiamo andare. Ok, andiamo a controllarlo. Ok. Sto vedendo... Ok. Ci sta. In che senso, Pony? Mi sembra un commento orribile. Cos'è? scendere non è il massimo qui. Ah, no, è morta Anchor perché ero caduto. È morta veramente. No, è caduta veramente Anchor. Let me be there for everyone as we head toward our shared future. E niente. E niente. We're here. At long last, the brave adventurers reached their second destination. Abbiamo raggiunto la nostra seconda destinazione. Stiamo cercando lo leggendario scudo della speranza. Only the bravest. No, Fate e speranza. Perché non so, aspetta. Potrei star confondendo fiducia. Ok. Solo gli avventurieri più coraggiosi riescono a trovarlo. Ok. Ying va a sinistra, io a... Ok, Anchor va a destra, noi ci prendiamo quello del centro. Se trovate qualcosa di interessante, lo guarderemo insieme, ok. Ok. Ok.
Bingo. Huh. C'è una lettera attaccata, dovrei portarla loro. L'abbiamo trovato, ok. Well, hai trovato lo scudo? Ce l'ho in mano. I know who to call if I ever need to find something. So chi chiamare se avrò mai bisogno di trovare qualcosa, ok? Va bene. This should be the shield mentioned in the story. Questo dovrebbe essere lo scudo menzionato nella storia. It's also made of wood. È fatto di legno anche questo. But look how well made it is. With the sword of courage in one hand and the shield of faith in the other. Ok, ma guarda come è fatto bene. Ok, con la spada del coraggio in una mano e lo scudo della fiducia nell'altra, è una combo invincibile. Chi ha fatto questo scudo sapeva cosa stava facendo. Ok, c'è anche una lettera. Ok, qua è una corona, no? Hurry, Ying, what does it say? Ok, let's see here. It says... Congratulazioni, mia piccola guerriera. Ok. Although the bulk of your efforts were in vain, you did not. Non ti sei arresa e hai continuato a cercare. E quindi lo scudo della fiducia è la tua ricompensa. Se ti senti persa in futuro, perché non prendi un momento per chiederti il significato del tuo viaggio? Shall guide us through darkness until we reach the light of hope. Il credo nei nostri cuori ci guiderà attraverso l'oscurità finché non raggiungeremo la luce della speranza. Ora sono sicuro che ti stai chiedendo come puoi trovare la corona di fiori, no? Porta con te i tuoi desideri e procedi al giardino delle promesse. Potrei sapere dove si trova. That's our next stop. Onwards. Ok. Che cosa, povera Anchor? Ho capito, Banzo, ma stavo saltando e è caduta, ma ha interrotto la quest. cose che capitano, nel senso. Ma perché tu hai sempre 5 stacchi? Ok, vabbè, alla fine la storia è molto semplice. Non ho capito la transizione, perché questa sembra la storia della bambina, no? Che la madre gli ha preparato qualcosa, eccetera, eccetera. Però sembra anche la storia di Anchor in qualche modo. This is it. Oppure... This place, feels empty. Oppure è una storia che ha scritto Anchor... Che la madre ha letto, che ha raccontato alla figlia e che ha preparato la figlia seguendo la storia, no? Questo posto sembra vuoto, non c'è niente qui. È vuoto adesso? Era pieno di fiori, no? Okay. Questo è il giardino di mia mamma. Amava i fiori e le piantava un sacco quando era occupata. Prima di andarsene mi ha chiesto di aiutarla a starci dietro. E ha detto che sarebbe tornata qui con me quando sarebbe tornata. Gli ho dato acqua tutti i giorni sperando che potessero crescere più, diventare più lunghi e crescere. Ma questi fiori sbocciano solamente per poco tempo. E sono tutti... collassati. Papà mi ha detto non essere triste, è il ciclo naturale della vita. L'ho capito, mi ricordo sempre della mia promessa fatta a mamma. Madonna mia, gli manca la mamma. Now I see this shield and sword are all treasures that mom left me. Ok, lo scudo e la spada sono tutti tesori che mi ha lasciato. E qui penso che lei volesse fare una corona di fiori con me usando i fiori, no? Oh, Ying. Thank you, Encore and Rover. Actually,
Quando ho visto papà, sembrai triste quando teneva la mappa. Avevo la sensazione che la mamma avrebbe lasciato questa mappa del tesoro per giocare un gioco con me. Forse è esattamente come dicono gli adulti: il cancello dei desideri non esiste. Potrei non essere in grado di incontrarla mai più, parlargli e dirgli quanto sono cresciuta. Probabilmente voleva darmi una sorpresa per rendermi felice. I am happy because we managed to find all the treasure she left behind together. I'll definitely find. Troverò sicuramente un posto carino per tenere questa spada e questo scudo. Penso che dovremmo finire la nostra avventura qui. La finiamo qui. Esatto, il nostro capitano non ha ancora annunciato la fine della nostra avventura e pensi di andartene? Ok, let's call it a day right here. Ok, chiudiamola per oggi qua, c'è un po' di roba a cui devo pensare. Mi avevi chiesto la fine del Woolly Warrior, anche se abbiamo finito di trovare le reliquie, le avventure del Team Woolly continuano. C'è ancora tante storie da raccontare. Perché non vieni alla sessione di storie di Anchor domani? Se vuoi scoprire cosa succede al Team Woolly, vieni qua e ascolta il resto della storia, ok? Ci vediamo domani, va bene. Anchor deve preparare qualcosa. Pensi che questa sia una bella fine della storia? No, no, si merita una fine migliore, sicuramente. Ying non ha ricevuto la corona e non ha visto sua madre. Anche se alla fine la piccola guerriera è riuscita a raccogliere tutte le reliquie, realizzando le intenzioni della madre. Ma manca qualcosa. Alla fine non è manco riuscita a raggiungere il cancello. Will the Woolly Warrior's wish come true in the end? Probabilmente no. Even if her wish doesn't come anche se il suo desiderio non diventa reale, continuerà le sue avventure. Ha incontrato nuovi amici, ha diverse storie da condividere. Si ricorderà le persone e le cose che ha incontrato sul viaggio. Ma non c'è una vera fine alla storia del Woolly Warrior, perché lei, no? Ok. Ti ricordi del gioco di cui parlava Ying? Ying si è dimenticata di cosa... No, ma play forse non significa gioco in questo caso. Ying ha detto che si è già dimenticata di cosa trattava la maggior parte del gioco. Forse era una storia, un racconto. Tutto quello che si poteva ricordare era che l'eroe stava cercando per un tesoro leggendario per esprimere i suoi desideri. Ma sapevo subito che la mappa del tesoro non era per la spada, ma era un regalo lasciato dalla madre per lei. Vuoi scoprire come l'ho scoperto? Per via della storia? Yeah, that play was about the Woolly Warrior story, and I remember each and every part of it because that play was a gift from my mom. Ma il play, forse era una registrazione. Com'è che si può tradurre play? Perché forse play in questo caso intende che hanno visto una registrazione di qualcosa, no? Perché può essere gioco, un'opera teatrale. Ah!
Potrebbe essere. Ah, ok, anche opera teatrale. Ok. Quindi loro avevano guardato un'opera teatrale, da lì ha ricavato fuori questa storia. Anchor dice che quell'opera è stata fatta come regalo dalla madre per lei. È Now time for a story from Encore. tempo di una storia da parte di Anchor, ok. In this story, there are In no questa storia non ci exciting sono adventures, avventure no eccitanti, insomma. terrifying Non ci sono monsters. mostri It didn't terrificanti. happen once upon a time, and it's not somewhere far, Non è far away. lontana e non è successo tanto Rather, tempo it's fa. in a little room. Every night there's a little girl. She plays games with her mother. Playing as the Woolly Warrior. Oh, Little Anchor! Together, she and her mom create Mommy story Anchor! after story about courage and hope. It also happens in a theater. Every day, the little girl sits below the stage. The curtain rises and the music plays. She watches her mother set everything up. Bring in the Woolly Kingdom from the story into real life. Little by little, the Woolly Kingdom becomes real. And the Woolly Warrior sets off on her adventure. She first climbs the tallest mountain, looking for the legendary sword that can split mountains and seas. But it's really so the girl can prove how brave she is. The toolbox was actually on the tallest shelf. The Woolly Warrior also searches every beach, looking high and low for the shield of faith that could brave any storm. Her house had many nooks and crannies after all. The raspberry candy her mom hid could be anywhere. Her mom recorded all the Woolly Warrior's adventures, so the Woolly Kingdom grew bigger and bigger, and the stories grew longer and longer. They even performed the play in many cities. But the little girl's mom got sicker. At the last show, just before the Woolly Warrior got the wreath of hope, the show ended. But there was no encore. Jesus. Madonna. Ah, ok, ho capito perché si chiama Anchor adesso, ok. Beh, praticamente, cioè, la mamma gli creava questa storia e poi la faceva giocare nella camera, no? Nel senso. E poi da questa situazione che si creava nella camera, la madre ha creato anche uno spettacolino teatrale che faceva in giro per le città. Che ovviamente lei si guardava ogni volta, no? Lo riguardava in città diverse. Solo che pian piano che hanno iniziato a viaggiare, che hanno fatto queste opere, si è ammalata la mamma. E quando è. Penso quando sia cresciuta un attimo, I guess, credo. Perché quando. Cioè, il fatto che abbia raccolto la corona, penso o che la storia si sia sviluppata, oppure che lei sia cresciuta un po'. La madre morta e non c'è più stato un bis, non c'è più stato un anchor, no? Una ripetizione dello spettacolo. Non si è mai più tenuta l'opera perché la madre era. Yeah. Cosa è successo? Mom told me that once the applause starts at the final show of our tour, she'd take me onto the stage to No, make a wish. mamma aveva detto che una volta che sarebbero partiti gli applausi nell'ultimo show del nostro tour, mi avrebbe portato sullo stage per fare un desiderio, per esprimere un But desiderio. she collapsed before the play ended. È collassata prima della fine. I was Ero so scared. spaventata. I tried to come up with ways to make her feel better. I even kept a daily Ero to-do list. spaventato, ho provato anche a inventarmi dei modi per farla sentire meglio. Ho tenuto una lista di cose da fare giornaliera. At the time,
Al tempo pensavo che se fossi rimasta una brava... se avessi fatto la brava ragazza come gli altri personaggi nelle storie, lei sarebbe stata meglio. Ma la malattia si è peggiorata, non si è ripresa. E il cancello dei desideri non è mai apparso. Jesus. Mom just asked me to sit by her bed and tell her stories. Ok, quando la mamma sarà malata gli aveva solamente chiesto di sedersi e raccontargli delle storie. So I told her about Warrior Cosmos, Fairy Cloudy, and many other things. She always smiled each time. Sorrideva ogni volta che gli raccontava le sue storie, no? Ed è in quel periodo che Cosmos e Cloudy sono apparsi dalle storie. Mi ha detto che sono parte della vita e che queste storie saranno sempre con me. After she left, Encore had to become the Woolly Warrior. Dopo che se n'è andata a Encore, doveva diventare la Woolly Warrior che andava, andava nelle sue avventure da sola. Che fosse nell'orfanotrofio con le Black Shores, Encore si è scritta tutto quello che ha provato. Con queste storie mamma saprà che tipo di avventure ho provato e tutti gli amici che mi sono fatto. Later on, Encore wanted to continue writing the Woolly Warrior story. But this time, it's a bit different from before. Più tardi ho voluto continuare a scrivere le storie della Woolly Warrior, ma questa volta erano un po' diverse da prima. Ora i suoi amici, amici con cui può viaggiare verso il cancello dei desideri. Perché trovare quel cancello è l'unica cosa che può raccontare tutte le sue storie a sua mamma. È l'unico modo con cui lei può dire tutte le sue storie a sua mamma. Così può sapere se è andata bene, no? Se le ha raccontate bene, se ha creato le belle storie. È per questo che sono andata all'avventura con Ying, ok? E anche Ying, la bambina di prima, aveva un sacco di cose da dire alla madre. Esattamente come me, ci sono un sacco di cose che Encore vuole dire, molte storie che Encore vuole che sua mamma senta. Il tempo con Ying mi ha ricordato di tutto questo, ok? Madonna, Ira, cioè, questo è il peggior momento. Che commento del cazzo. Jesus. Madonna. Anche se la storia della Woolly Warrior non ha una vera fine, anche quella di Ying sarà così. Riuscirà a far diventare i suoi desideri in realtà? Ying said the adventure is over and it's just a story. Alla fine Ying ha detto che l'avventura è finita ed è solo una storia. Ha detto che era felice e soddisfatta così, ma ha ancora visto quello sguardo nella sua faccia. Sembrava veramente triste. Encore sa come si sente. Ed era come mi sentivo io. Non importa cosa abbia fatto Encore, la... Vabbè, sua madre non si è mai ripresa, no? Le mie storie erano l'unica cosa che la rendevano felice. È stata mia mamma che mi ha fatto capire il potere delle storie. Ed è per questo dopo che ho iniziato questo viaggio da sola, Cosmos e Cloudy sono venuti fuori dalla terra dell'immaginazione.
Kor told Ying that our adventure should not end. Ed è per questo che ho detto a Ying che la nostra avventura non dovrebbe finire così. Deserves a better ending. Ok, questa storia merita un finale migliore. Anche la storia di Anchor merita una fine migliore, ok. Oh, Rover. Agreed. The story must have an ending. But what should we do? Cosa dovremmo fare? There's no way. Non c'è modo di riportare indietro la madre di Ying. I mean, the Gateway of Wishes doesn't actually exist in real life. Ok, il cancello non esiste, chiaro. Andiamo a trovarlo nella storia. I remember Cloudy said that if you ever find yourself in a pickle in real life, you can always go back to the Mi ricordo che Cloudy ha detto che se trovi sempre in difficoltà nella vita reale, puoi tornare sempre nel Woolly Kingdom a cercare le prove. You also mentioned that's where the Gateway of Wishes is. E anche tu hai detto che è dove il cancello dei desideri è nascosto e che hai sempre voluto finire di scrivere la storia della Woolly Warrior. This means the final stage. Questo significa che lo stage finale della storia dovrebbe essere dentro il Woolly Kingdom. Encore sees what you mean. Encore could invite you and Ying into the Woolly Kingdom and go on a real adventure with me, the Woolly Warrior. But the kingdom isn't some place you can go willy-nilly. Il kingdom non è un posto in cui puoi andare così facilmente. Dobbiamo fare in modo che Ying creda che il Woolly Kingdom esista davvero. Only those who believe in the kingdom can visit. Ok. We should make a wreath for her. Dovremmo fare una corona per lei e fargli sapere che la nostra avventura non è finita. È una corona di fiori che può riflettere i pensieri di una persona. Come la facciamo? Conosco la persona, Verina. Verina adora i fiori, è la migliore amica dei fiori, ok. Beh, ci sta. Madonna, che mood. Che mood abbastanza pesantino. Potevo aspettarmelo che andava in quella direzione lì, onestamente. Quindi c'è sempre la... C'è sempre tipo la fase iniziale di... La fase iniziale è un po' fantasy, no? Poi il ritorno alla realtà con gli avvenimenti, il passato di Anchor e poi quello che è successo anche a quest'altra bambina, effettivamente. E adesso c'è un po' il cercare di riprendersi dall'accaduto e superare il momento insieme, no? Nel senso, è una bella struttura. E adesso dobbiamo chiedere a Verina di fare una corona di fiori che non appassiscono mai. How's it been? Come va? Guarda la lì. Here to see the new blossoms. You'll have to wait a while. They're still a bit shy. Hey, Verina. Not exactly. We're here to ask you how we can make the wreath of hope. Ok, volevamo chiederti come fare sta corona, the no? The wreath of hope. È una lunga storia. Vuoi aiutare a finire la storia che la madre di Ying gli ha lasciato, non so come farla nemmeno io. Secondo la storia, fatta di diversi tipi di fiori che riflettono i pensieri di una persona e non appassiscono mai, no? The flowers that can reflect people's thoughts. The ones that I can think of. Dei fiori a cui posso pensare sono i water lamps. Questi fiori hanno un piccolo bagliore durante la notte. E solitamente le persone li usano per guidare, per seguire la strada giusta, per fargli da guida, no? Anche i wintry bells, vederli ti rende un po' felice, ok, nell'inverno. Vabbè, ok, adesso c'è tutta una serie di fiori. Il problema è che questi fiori nascono tutti in stagioni diverse, quindi sarebbe difficile metterli insieme.
Se usiamo il forte per renderli immortali. I remember you created a Blake Bloom. Mi ricordo che tu hai creato un Blake Bloom per la rover l'ultima volta. È un po' diverso. Flowers made with Forte are just artificial creations. They can easily break up without actual substance. I fiori fatti col forte sono delle creazioni artificiali, si possono rompere facilmente, ok? It's not the same as life. Non è la stessa cosa della vita. Every life has its own journey, from blooming to withering. Recording the feelings of every moment along the way. Ogni vita ha il suo viaggio, dalla nascita alla... vabbè. Da quando sbottano a quando appassiscono, insomma. Appassiscono si dice? Aspetta, come cazzo si dice? Mi sa che ho detto una parola che non esiste. Aspetta un attimo. Mi sa che si dice in modo diverso. Ok. Mi è suonato malissimo. Visto che non possiamo crearne una esattamente come quella della storia, la useremo usando i nostri sentimenti. What? Ok, storia. Quando io e mamma facevamo delle corone, mi avrebbe sempre chiesto di prendere i miei fiori preferiti. Se ero felice, sceglievo i fiori rossi. Se non ero felice, avrei preso quelli blu. A questo punto non importa che tipo di fiore sia, quello che importa sono i sentimenti di tutti, ok? We should make a wreath and tell Ying our wishes to make our dreams come true. Ok. I see what you mean. A wreath made with feelings. With that, you can express yourself. That's right. Let's find troviamo dei fiori che possono esprimere i nostri sentimenti, ok? When she sees the wreath, quando la vedrà, realizzerà di sicuro la storia che la storia del nostro team sta ancora andando avanti. Ciao, Mura. Ok. Ma no, che super... Posso aiutare? Una volta che ne avete collezionati abbastanza, portateli da me. Li metto io insieme, ok? Thank you, Verena. Off we go. Ok. Ah, ok, devo raccogliere... Li devo raccogliere qua, ok. Avete trovato i fiori che volete? Dai, quelli rosa. Look how pink it is. You must have been in a really good mood when you esatto, eri in un mood positivo quando l'hai raccolto. Questi sono quelli che ho raccolto io. Cosa rappresentano? Have a look at this one. It's gold and shiny. È dorato e ha gli stessi colori degli occhi del rover. Ho raccolto dei fiori che assomigliano alle persone. Se li mettiamo insieme possiamo rappresentare tutto il team, ok? That's pretty special. I'm sure it'll look really nice once they're all together. Ok. Puoi lasciare uno spot sulla corona? Non sappiamo che tipo di fiore rappresenta i sentimenti di Ying, quindi dovremmo lasciare un posto vuoto e lasciargli decidere cosa mettere lì. Ok. Thank you so much, Verena. Rover, when the wreath is done, we can go tell Ying the rest of the story. Ok, quando è finita possiamo andare a dire a Ying il resto della storia. Tomorrow afternoon. Domani pomeriggio, va bene. Ok. Quindi adesso dobbiamo far passare il tempo. Yes. Allora. Domani, dopo le 13. Ok. Vediamo un po'. Quindi adesso Verena gli ha finito la corona di fiori con un posto da far inserire per lei.
Io ti ho salutato, Mura. Non è assolutamente vero. Mi fa piacere che i tuoi dialoghi partano sempre dal... da tu che non ascolti. Ok. Ah, ha creato lei tipo il teatrino, ok. Rover, you're here. Spero di non essere in ritardo. Of course not. You're right on time. Giusto in tempo, abbiamo preparato tutto, ok. See this little stage? Cosmos and Cloudy helped me set it up. Ok, questo piccolo stage l'ho preparato con Cosmos e Cloudy. È fantastico, ok. Cloudy says, "Right on. That's teamwork for ya." I know this is just a small stage for storytelling. So che è solo un piccolo stage per lo storytelling. She and I started the Woolly Warrior story after all. Volevo provare lo stesso stile che la mia mamma usava per farlo. Besides, è più divertente così. Ok. Mi chiedo se Ying verrà oggi. Non abbiamo fatto una promessa. Ok. Encore, Rover. Sorry for the wait. Ok. Thank you. All right. Now the team. Ora che il team Woolly è ora che il team Woolly è pronto, sono tutti pronti per la storia. This stage. This is the small stage Encore made for the play. Where the warrior's adventure continues. Questo è il piccolo stage che ha ancora fatto per l'opera. Dove le avventure dei guerrieri continuano. Does anyone remember where we last left off? Ok, vi ricordate dove abbiamo finito? The Woolly Warrior was trying to find the three relics. La Woolly Warrior sta provando a cercare le tre reliquie, ma non so se le trova o meno. The Woolly Warrior sets out to find the three relics. Questa volta non è da sola e prova a salire sulla cima della montagna con i suoi compagni. Ok, riescono a raggiungerla, no? Cade quasi un sacco di volte, ma le... ok, i suoi amici riescono a mantenerla in piedi. E ottiene la spada del coraggio. Ok, questa è la storia di Ying adesso, no? Dopo arriva nella, sulla spiaggia. Ok, e qua sta raccontando quello che ha appena fatto e adesso trova lo scudo, no? Ma in che senso, Ari? Ma in che senso, Great? Ma no. Con l'aiuto dei suoi amici, lo scudo è stato recuperato. Ok, manca solamente la corona. Sfortunatamente non la trova. Dopo aver raggiunto il mare dei fiori, tutti i fiori sono collassati. Appassiti. Non importa dove cerca, ma non trova la corona. Ma nonostante tutto, i suoi compagni vogliono finire questa avventura con lei. They gather flowers and weave their feelings into the shape of a crown. Raccolgono i fiori e mettono insieme i loro sentimenti per formare una corona. The pink flowers are meant to make her feel happy. I fiori rosa servono a renderla felice. Quelli blu sono la speranza che non sarà spaventata dagli ostacoli. Brings together all the feelings and emotions of the companions during their adventure. Their gift to her. Ok, questa porta insieme tutti i sentimenti e le emozioni dei compagni durante l'avventura, il loro regalo per lei. Is the moral of this story. Ma non è completa ancora. Her companions remark so. The reef
isn't fully completed. La corona non è ancora completa, manca un fiore molto importante. Manca il fiore che rappresenta i tuoi sentimenti e desideri, ok. I know. It's missing an iris. I've always wanted mom to see a garden full of iris. Per noi che cos'è? Irida, ok. But those irises have already withered. Ma le iridi sono già appassite, no? What if we e se ne troviamo una? Find one. What if we could find an iris and the gateway of wishes? Magari possiamo trovarne una e il cancello dei desideri. Continueresti questa avventura? Ovviamente. Of course. But I thought there was no such thing as the gateway of wishes. It only exists in the story. Ciao Rick, buonasera. No, no, è fatta benissimo. Cioè, questa pazza è stata un turbo up. È stato veramente un giga upgrade di tutto. Non... Ok, ma pensavo non esistesse il cancello dei desideri, solo nelle storie. Possiamo trovarlo nella storia, però. Le storie non sono solo storie, quando ci credi esistono veramente. Just like how it is now. With everyone's feelings combined into the wreath, it slowly turns into a door. A door that leads to the deepest parts of the Woolly Kingdom. Inside, the irises continue to bloom. Ok, praticamente la corona di fiori l'ha trasformata nel portale per andare nella... Penso sia al suo porte circuit, comunque. Ok. So, do you believe in it? And choose to continue this adventure? Ora ci credi o scegli di continuare questa avventura? I believe. Great! Ok, andiamo, va bene. E qua torniamo nel regno di Anchor, no? Woolly Kingdom, solo challenge. Ok. In che senso, Ari? Perché? Would you look at the sky? So this is the Woolly Kingdom. Beh, ragazzi, fondamentalmente mi sembrano estremamente diverse in realtà. Mi sembrano estremamente diverse. Io ora non mi ricordo. Non mi ricordo la storia di Sbirillina lì, però mi sembra fondamentalmente diversa. Penso che rispondevano è tardi, ciao. Guarda che, ok. Questo è il Woolly Kingdom, ok. I love the repetition. This is the Woolly Kingdom. This story is gonna be longer. Questa sarà più lunga dell'ultima, se non ci saranno più puzzle da risolvere, più mostri da combattere. E la porta per fare per esprimere i desideri dovrebbe essere nella parte più profonda. Voglio trovare il cancello e vedere mia mamma di nuovo. Ok. Ok, andiamo. How do we get across? No worries. We can use that platform down there to fly across. Time for Anko's aerial recon. Ok. E quindi adesso siamo nel regno creato da Anchor, no? Oh, ma sono testo, wait. Ok. Encore knows what to do. Encore played these with mom before. All we need to do is match the patterns on the wall and it'll open a secret door. It's one of the most nice, easy peasy. An airstream. We can use it to fly up. Looks like we've reached the end. That was fun. I'll have to talk. It's another one of those puzzles. I know. Let's look around for clues.
Ok. Wow! You solved it in one go? Strano. È stranamente semplice. Vabbè, sì, alla fine è fatta per raccontarti la storia, quindi mi sembra giusto. È fatta apposta per raccontarti la storia, quindi ci sta. Hai visto, Letty? Comunque... Okay. Ah, ok, questa è la strada. More puzzles here. Those markings in the other room must be clues. Shall we go take a look? Ah, ok. I due centrali e basta, direi. Sounds like an airstream appeared. Let's head back and check it out. Ok. Ah. Are we flying again? Yay! Fly time! Madonna. Ok. Ciao Pastri, bene, come stai? Qua c'è una chest. Ah, no? Ah. No, mi sa che... Wind guide me. Mi sa che ci manca il pattern. Oh, the wind is so strong. Is it taking us straight to the gateway of wishes? Lì c'era un altro pa... What the fuck? What happened here? Cos'è successo? Roba così succede tutte le volte. Significa che la storia del Woolly Kingdom sta cambiando, ma non è abbastanza per battere i guerrieri. C'era un altro pattern da fare. Sì, i pasti anche l'avevo trovato più leggero, infatti, quando l'avevo provato. Aspetta, c'è un altro pattern, però. Che è qua. A meno che non vuoi due centrali. Ho un'idea. Non ho la minima idea. Ok. Qua dobbiamo rimbalzare qua, credo, no? Cherish every game. Ah, ok, vabbè, questa. Ma questa l'ho sentita un po' scammata. Wind guide me. Ok. Monsters. I'm not scared. Non ho paura. Ho la spada e lo scudo di mamma con me. Sentila lì. Questi qua sono un po' diversi da quelli di prima, però, no? Allora, qua si spacca quello. Qua c'è stranamente una chest. Ok, altra roba da aprire. Mi piace un sacco l'host che hanno scelto per questa quest. Ah no, ok, lei è il peggio PC per fare sta roba. Prevedo gravi cadute. Probabili e gravi cadute qua. Wind guide me.
We're almost there. Siamo quasi arrivati. Every trial set before him, the flower of hope is finally within the warrior's reach behind this door. Ok. Maybe this door leads to the gateway of wishes. Forse questa porta guida al cancello dei desideri. Their wishes come true. And now the warriors will find out what kind of monsters or treasures are hidden behind the door. Va bene. Is everyone ready? Ready. I'll be able to see my mom soon. Right. Ok, andiamo, vediamo. Beh, anche quella di Rappa non era molto felice, ma da come storia, nel senso. Però, in generale, chiaramente il mood era diverso. No, questa qua è stata... Cambio host? Out of nowhere, a group of Gullpuffs appear. Ma perché? They are no match against the mighty warriors with the sword of courage in their hands. There's no fear. Ah, sta creando letteralmente la storia per Ying qua, no? The monsters strike, but our shield stands strong. Now, our warriors know victory is ours. Ah, e qua c'è l'Iris. Ah, qua c'è il fiore per Ying da mettere sulla corona, no? Iris is a mom's favorite. I want her to see it too. We should make our wish. Yes. Look, because of the brave warrior's wishes, the story has a happy ending. Your wish has come true. Wait, what? She can tell her everything now. Mom, there's so much I wanted to tell you. So many new stories you need to hear. Oh. Jesus. Cioè, che scena che ti mette davanti Wuthering, però, Sam. Che scena che ti mette davanti Wuthering, Sam. It's a very happy story. Porca vacca, quello shot dovevo prenderlo, onestamente. Ha visto la mamma? Ah, non ce l'hanno fatta vedere, è riuscita a vedere sua madre, però. Beh, la mamma l'hanno fatta vedere prima, Lazzi, ma è riuscita a vedere la madre, però, ok. Ciao, Paolo. And just like that, the little warrior's wish has come true. Put in a perfect ending to this adventure story. The warrior finally gets finalmente to riesce a incontrare la madre, gli dice tutte le storie, le parole che io sempre voluto dire, ok? Vabbè, era molto carino, ci sta. But the warrior's journey won't end here, as the path ahead is a long one. Encore, Rover, thank you both so much. I finally got to see her, and we talked so much. I told her how much I've missed her, how I found the treasures she left behind, and how I met both of you. I never thought I'd see her again, so... I want you to have this.
Yes. I know you still hai ancora molte avventure davanti. Ah, gli ha regalato la corona, so ancora like okay. To keep you company. I wanna go back and tell my dad. Voglio tornare indietro e dire questa storia mio papà, ok? My mother said to me. So, this is where we say goodbye. Be sure to share our story with everyone. Condividi la nostra storia con tutti, ok? Goodbye. Time for another feedback session from the audience. Cosa ne pensi della storia? I combattimenti erano troppo realistici, no, dai. Encore loves this ending. Ok. Dai, era va bene. Molto bella la scena finale. Mi piace come hanno impostato tutto il mood. Perché in così ti hanno raccontato anche un po'. Ti hanno raccontato la sua storia, no? About the companion she got to meet. Who she went on adventures with. Defeating all kinds of monsters that stood in their way. Their search for the sword and shield as a team. And how they put together the Wreath of Hope. We've been to many places together. But there's so much more to go. And so many adventures and stories to write about. These stories are an extension of life. In che senso, Ari? Le storie sono un'estensione della vita. Yeah. Stories with happy endings. Mom said the same thing. È stata una bella fine, ok. Encore had never thought of such an ending when telling. Ancora non avevo mai pensato a una fine del genere quando raccontava la storia del Woolly Warrior in passato. I really enjoyed how it ended. The story of the Woolly Warrior's search for the relics is finished. And my vacation is about to end. Ok, la storia è finita, le vacanze sono finite, devo tornare in Black Shores. È stata breve. Well, we're kind of busy over there most of the year. No biggie. Even though anche se questa storia è finita, è ancora si assicurerà di preparare una nuova avventura la prossima volta che ci incontriamo, ok? Let's be on the same team together. And you can still be the captain. Wanna do a pinky promise? Ok, comunque. I pinky promise that we'll write as many stories as we can together. Raga, è una bella storia, l'hanno raccontata bene. È una bella storia. Cioè, comunque veramente. Ogni pazzo di Wuthering è un upgrade enorme. Ogni pazzo di Wuthering è un upgrade enorme. Le animazioni di lei erano fatte molto bene, la VA è spettacolare di Anchor, veramente brava. La musica era giusta, è stata una bella storia. Mi fa piacere che anche io personalmente riesco ancora ad apprezzare storie così, perché normalmente direi di no, invece fortunatamente sono felice di riuscire ancora ad apprezzare storie con queste tematiche qua. Bella, bella, bella. Sì, sì, Alien, per forza. Sì, sì, no, sto screen è obbligatorio, cioè, è spettacolare. Balla, 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 balla. Prometto che scriverò più storie possibili insieme, no? Pinky promised.
E finisce così, perfetta, perfetta. E ti lascia la corona di fiori, vabbè, dai. Che è stata molto bella, è stata molto bella. Mi è piaciuta veramente tanto, mi è piaciuta tanto. L'hanno raccontata bene, il mood era giusto, la canzone, la musica era giusta. Hanno fatto veramente dei quality upgrade a loro stessi, nel senso, no? Cioè, è stata molto carina. È stata molto carina, è stata molto bella Xanthus. Mi fa piacere come dire, mi fa veramente piacere che riesco ancora ad apprezzare uno storytelling come questo, nel senso che chiaramente ha una tematica abbastanza lineare come struttura questo, che okay, per la storia, però l'ho seguita bene, l'ho seguita volentieri, l'ho seguita con piacere, insomma, però passare da, perché qua passi un po' dal fantastico, dal fantascientifico comunque alla realtà molto velocemente, no? Nel senso, come situazione. E intanto ti raccontano chiaramente la storia di lei. E poi quando riescono a metterci sempre quei dettagli grafici che fanno, sempre quelle scene che ti rimangono impresse, no? Quelle sono le cose un po' importanti, quindi la scena, nemmeno la scena finale Anchor con la rover, che era molto bella, ma la scena della bambina che incontra la madre, Anchor che si gira e sente la voce di sua madre, quella è stata una bella scena, quella è stata molto bella come peak, come climax appunto da raggiungere, no? Della storia, molto carina, molto bella, mi è piaciuta, ci sta, bravi veramente. Questa 1.3 è stata veramente un bel quality upgrade enorme allo storytelling, secondo me. Si può migliorare, assolutamente sì, però la strada è quella giusta, 100%, cioè se saltare a 1.2 serviva a fare qualcosa così, lo apprezzo tanto, cioè, è stato molto...